Formalmente siamo nell'FDD. Ci rimarrete, presumo, a questo punto. Non lo so, boh, non ho idea. Sinceramente non ho nessuna idea. Perché non credo che ci sono più le condizioni per stare insieme con loro, ma da parte loro ovviamente. Però formalmente, tecnicamente siamo ancora FDD. Ma con loro non ci sono le condizioni, i liberali non li vogliono, i è molto probabile che andranno a finire non iscritti. Che è un danno. Che è un danno enorme. Però ci dà il tempo per lavorare 2 anni e mezzo per creare un nuovo gruppo. E con chi pensate di... Un gruppo intorno alla nostra politica. È una soluzione interessante. E l'opzione dei Verdi, che non l'avete mai presa sul serio veramente? No, non ci hanno mai voluto i Verdi. Mai. Sono stati Verdi. Mai voluto, né alla prima né alla seconda volta. No, no, assolutamente no, questo non è vero. Stata posta. Abbiamo sempre esplorato la possibilità di andare con i Verdi, con il quale avevamo una aderenza dei voto molto forte. Certo. Però molto non l'ho mai voluto perché la delegazione del Movimento 5 Stelle sarebbe stata quella più numerosa all'interno del gruppo. Quindi i tedeschi Verdi in particolare volevano. Ma col senno di poi questa scelta di chiudervi sull'ALDE rispetto alle altre opzioni è stato un errore? Noi non ci siamo chiusi, noi ci siamo aperti a diverse opzioni. Ci siamo aperti a diverse opzioni, poi la rete ha scelto ALDE e dopodiché abbiamo avuto questa notizia. Io l'ho appresa 5 minuti fa, non più. Non di più. Quindi noi ci siamo chiusi, ci siamo aperti. Il problema è che rispetto a FDD c'erano strade diverse. Loro stavano intraprendendo la strada dell'uscita dall'Unione Europea, noi siamo venuti qui per fare il nostro lavoro all'interno dell'Unione Europea, diverso di opposizione rispetto alle forze politiche esistenti. Quindi un approccio completamente diverso che naturalmente divaricava le strade, quella di UKIP e quella del Movimento 5 Stelle. Si è presentato questo problema. Lo abbiamo fatto presente ai nostri cittadini, ai nostri elettori e quindi le strade possibili che abbiamo percorso erano soltanto quelle a nostra disposizione, ALDE, i non iscritti o la permanenza in FDD con condizioni che però erano variabili e soprattutto non note per il futuro. In questo caso pagate in effetti una reputazione forse immeritata che vi siete fatti di anti-europei perché stavate nel ma questo lo paghiamo, FDD. Noi siamo abituati a pagare questa reputazione, chi ci conosce qui sa bene che il Movimento 5 Stelle è una forza politica positiva che ottiene risultati, che lavora in difesa degli interessi dei cittadini italiani, ma non soltanto, dei cittadini più deboli d'Europa, chi lavora nelle commissioni sa questo e quindi io penso che si deve prendere responsabilità di quello che fa chiunque cerca invece di disegnare il Movimento 5 Stelle come qualcosa di diverso, qualcosa che è xenofobo, qualcosa che è di destra. Noi non siamo né di destra né di sinistra. Noi siamo una forza politica che ragiona volta per volta sui temi e cerca di trovare le soluzioni che fanno gli interessi dei cittadini e non delle lobby, non dei grandi gruppi industriali, delle compagnie minerarie, delle grandi case farmaceutiche, dei grandi poteri. Ah, adesso comunque nel voto online l'opzione di rimanere con la FDD era al secondo posto, quindi in teoria dovreste... Questa, allora ripeto, tecnicamente noi siamo ancora in FDD, però adesso bisognerebbe vedere realisticamente se FDD vuole ancora che noi rimaniamo lì, è chiaro che non ci sono più le condizioni, cioè politicamente bisogna parlare anche in questi termini, non è più tecnicamente... Cosa vi ha detto Beppe Grillo oggi? Ma lui ci ha dato, abbiamo parlato fino a quando questa notizia non era nota, abbiamo parlato del ruolo. Beppe Grillo ha il ruolo politico di tenere il timone di questo nostro movimento, il timone politico. Noi abbiamo il ruolo qui di declinare nelle nostre commissioni un programma ben chiaro che è quello europeo ma è anche quello italiano, quello che sono i nostri cavalli di battaglia, quindi noi abbiamo un ruolo tecnico, siamo portavoce, e lui però ha il ruolo di guidare questa forza politica nelle grandi decisioni, per esempio nell'appartenenza ai gruppi politici europei. Quindi lui si è preso questa responsabilità una volta che gli sono state presentate sul tavolo alcune possibilità, perché adesso siamo più consapevoli di cosa succede in Europa rispetto a prima, questa è la differenza. Lui ha valutato le diverse possibilità al momento che erano disponibili e quindi su quella base abbiamo fatto votare i nostri cittadini. I cittadini hanno scelto con grande prevalenza ALDE e questo è il prezzo di fare queste cose, purtroppo si rischia. Ritiene che Grillo sia ancora in grado di tenere il timone? Perché diciamo questo è uno scacco politico, non tutto. Ma certo, perché allora quale sarebbe stata l'alternativa? L'alternativa sarebbe stata stare in un gruppo che sarebbe probabilmente finito a breve, soprattutto nel momento in cui le nostre identità politiche si andavano divaricando. Ripeto, il Regno Unito dopo la Brexit sta praticando
le azioni che servono per uscire dall'Unione Europea. Noi siamo venuti qui per entrare nell'Unione Europea e per cacciare fuori gli altri, se possibile, naturalmente, con i tempi che ci vorranno. Quindi una differenza che adesso si è, come dire, acuita e che quindi probabilmente avrebbe portato alla fine del nostro gruppo a breve. E quindi noi ci siamo mossi in anticipo. Quando ti muovi in anticipo rischi qualcosa, abbiamo rischiato qualcosa, questo è chiaro. Senti, a Casaleggio c'era di persona o era in collegamento anche lui? No, c'era di persona, abbiamo discusso anche di questo con lui, naturalmente, c'eravamo tutti quanti noi e c'era anche Gian Roberto Casaleggio. Quindi Casaleggio di persona, Grillo Davide in collegamento. Davide Casaleggio. Invece Grillo era in collegamento. Era in collegamento, sì, pare che abbia avuto non si è sentito bene stamattina, quindi non ha potuto viaggiare. Ritorna la sua candidatura alla presidenza del Parlamento? Ma no, è impossibile, ovviamente. Ho fatto un bel discorso che avevo preparato. Peccato. Ma chi ha potere per essere deciso per il voto del Parlamento? No, credo che ovviamente. Un italiano? No, io credo che ognuno di noi avrà libertà di scelta. Molti penso che non voteranno nessuno, altri. Io ho una mia opinione personale che non dirò. Però è chiaro che questo sarà l'indirizzamento generale, cioè non ci sarà un voto di delegazione, ci sarà un voto singolo, ognuno di noi sceglierà.